Un caro saluto talassico e atarassico da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Non si ferma Joe Biden, l'arcobalenico e vegliardo presidente della civiltà dell'hamburger, che ha commesso parecchie gaffe nelle settimane scorse. Ha detto di essere la prima donna vicepresidente dell'America nera, ha detto di essere pronto a presentare Putin quando in realtà si trattava del guitto Zelensky. L'abbiamo visto anche rovinosamente cadere dalla scala dell'aereo. Insomma, si dubita da più parti della lucidità dell'arcobalenico e vegliardo presidente Joe Biden. Tant'è che anche all'interno del Partito Democratico da più parti si parla della necessità di sostituirlo in corsa. E però Biden, questo è il punto, non vuole mollare l'osso, non vuole abbandonare il posto. Ancora recentemente ha detto, sic, di essere lui il più titolato per sconfiggere Donald Trump alle elezioni presidenziali. Indi per cui Biden non vuole mollare, vuole anzi continuare a rimanere in corsa. Evidentemente ne ha notevoli vantaggi ed è per questo probabilmente che anche la sua famiglia ha fatto sapere che ritiene che Biden debba rimanere in corsa per le elezioni presidenziali americane.